ci scusiamo perché il comune non, i commissari non ci hanno messo a disposizione le sedie. Le avevamo chiesto ma non ce l'hanno date. Intanto mi chiamo Santina Parrello, sono candidata al consiglio comunale nella lista Rinascita per Bagnara. Sono stata investita del compito di presentare il nostro candidato a sindaco Adone Pistolesi. Prima di dargli la parola vorrei spiegarvi brevemente come si è formata la nostra lista e quali sono i motivi che ci hanno indotto a farne parte, iniziando un percorso entusiasmante sebbene faticoso. Intanto ci teniamo a chiarire che la nostra è una lista civica eterogenea, una coalizione nata grazie all'iniziativa degli ex GD e formata da semplici cittadini come la sottoscritta, alcuni rappresentanti di movimenti civici come Riprendiamoci Bagnara, esponenti di gruppi politici, ex Giovani Democratici, ex Movimento di Destra, Energia e PS. Al di là delle nostre eterogeneità, ognuno di noi ha deciso responsabilmente di mettere da parte qualsiasi ideologia per condividere un progetto comune, avente come unico obiettivo la rinascita di Bagnara. Il motivo per cui abbiamo deciso di scendere in campo ci accomuna tutti. Per quanto mi riguarda, nonostante le mie remore iniziali dovute sia ai tanti impegni personali, tra cui quello di mamma e lavoratrice a tempo pieno, sia alla consapevolezza di non essere un'esperta dei metodi e dei sistemi della politica dei palazzi, ho deciso di incandidarmi spinta dall'indignazione. E come me, molti di noi. Constatando il degrado economico, sociale e culturale in cui è scivolato il nostro paese, ci siamo chiesti se potevamo limitarci ad osservare, criticare, lamentarci, arrabbiarci, oppure se la bellezza dei nostri tramonti, la prepotenza delle nostre montagne, il futuro dei nostri ragazzi, non ci chiedessero di fare qualcosa in più, di rischiare qualcosa in più, di smettere di delegare ai soliti noti la gestione del bene comune. Una responsabilità che non possiamo più delegare alla vecchia politica, ai vecchi metodi, come ci hanno dimostrato i più recenti accadimenti. Se infatti il nostro comune è stato investito da ben due eventi drammatici, quali lo scioglimento del Consiglio per condizionamenti mafiosi e il dissesto finanziario, non è dipeso dal destino avverso che si è accanito contro di noi, ma piuttosto dalla nostra delega in bianco ad un sistema di governo e un modo di fare politica, clientelare, fondata sullo scambio di favori, sul prometto certo, posti di lavoro, autorizzazioni, licenze, pronta disponibilità e manco sicuro. Le conseguenze di questo modo di intendere la politica e la gestione del bene comune sono così fallimentari che nessuno può far finta di non vederli. Tasse con aliquote massime, servizi inesistenti ed un degrado diffuso a tutti i settori della società civile, con ripercussioni negative dell'immagine di Bagnara all'esterno. A fronte di tale degrado ci saremmo aspettati che un senso di indignazione generale scuotesse le coscienze e risvegliasse il senso civico del paese attraverso una maggiore partecipazione attiva, consapevole e perciò responsabile alla politica. Ma questo è venuto solo in parte. Abbiamo registrato il nascere e proliferarsi di molti movimenti civici di cui sono stati protagonisti soprattutto i giovani. E però abbiamo percepito come tutto questo non si sia poi concretizzato in una partecipazione attiva ed allargata di risorse umane nuove, sane e competenti. I giovani sono stati lasciati soli a gridare la loro voglia di un futuro diverso. In pratica, molti nostri concittadini che avrebbero avuto i requisiti morali e le competenze per scendere in campo hanno preferito starsene a guardare, talvolta persino tacciando di inesperti ed incompetenti coloro che hanno avuto l'ardire di metterci la faccia. Tutto ciò
ci ha spinta ad intraprendere un percorso che ci ha portati fin qui, durante il quale ho avuto la fortuna di conoscere persone squisite, genuine, ma anche competenti ed appassionate, che hanno accettato la candidatura nella nostra lista per puro spirito di servizio, per pura voglia di dare una risposta collettiva alla diffusa speranza di un futuro nuovo, che sarà davvero nuovo solo se non sarà piegato dalla rassegnazione e dalla rinuncia alla nostra dignità di cittadini. Ci approcciamo a questa esperienza quindi percependo tutto il peso della responsabilità e delle aspettative che derivano da questa scelta, nella consapevolezza che non abbiamo la bacchetta magica per risolvere dall'oggi al domani i problemi che affliggono a Bagnara, ma con la certezza che solo l'impegno di persone libere, svincolate da ogni forma di potere, possa gettare le basi per la rinascita del nostro paese. Vorrei fare un ringraziamento speciale ai tanti giovani che con il loro sostegno sono la linfa trainante della nostra lista, perché attraverso il loro genuino attaccamento al paese e la loro capacità di rimanere liberi, senza farsi condizionare dalle molte tentazioni del potere, hanno dato a tutti noi lo stimolo per continuare su questo percorso. Anche quando alcuni si sono tirati indietro, anche quando ci dicevano che senza candidati della politica vecchia, della politica costruita promettendo illusori favori, non ce l'avremmo fatta. Concludo questo mio intervento prendendo in prestito una frase di una canzone, Il costume da torero, di un brillante cantautore calabrese, Bruno Risasso, che esprime bene quello che è uno stimolo e una consapevolezza della nostra coalizione. Questo è il testo. Non sarò abbastanza cinico da smettere di credere che il mondo possa essere migliore di com'è, ma non sarò neanche tanto stupido da credere che il mondo possa crescere se non parto da me. È tempo adesso di dare la parola al nostro candidato a sindaco, che è stato democraticamente eletto all'interno della nostra coalizione, colui che ci ha creduto sin dall'inizio, che si è messo a disposizione del gruppo con umiltà e intransigenza, mostrando un amore per Bagnara ed una contagiosa voglia di cambiamento che spero coinvolgerà anche tutti quelli che hanno il grande desiderio di dare al nostro paese un futuro nuovo. Adone Pistoleschi. Presentazione della lista stasera dei candidati, grandissima emozione. Assolutamente, perché si inizia un percorso nuovo dove io ho detto ai ragazzi, agli amici della lista, che praticamente questo è un percorso che mi sognavo quando aprì il gruppo porta a porta e oggi si realizza quello che era il sogno, di vedere tanti giovani vicini alla politica e vicini sui temi della legalità, del senso civico, del rispetto del territorio e di promozione dello stesso. Abbiamo cominciato a parlare dei problemi, non è mancata qualche puntura di spillo a chi ha amministrato negli anni scorsi? A questo punto di spillo è purtroppo è il paese reale che testimonia la situazione dell'oggi, quindi sicuramente ci sono stati degli errori, delle manchevolezze, della mancanza di programmazione e la realtà è testimoniata dai fatti, nulla di più, abbiamo detto la verità. Tanti giovani, anche lì tanto entusiasmo, quello è stato uno dei motivi di questa discesa in campo? Assolutamente, l'ho detto nell'intervento, io stavo mollando la possibilità di fare questo percorso politicamente parlando e poi è scoccata una scintilla il 27 febbraio con i gruppi di Riprendiamoci Bagnara, Articolo 1, ma poi tantissimi altri giovani, donne che mi hanno detto di provare, quindi lo stiamo facendo, useremo gli strumenti della verità, dell'onestà e senza promettere o ingannare nessuno. Questa lista viene messa al terzo posto rispetto alle altre due corazzate, si lavorerà in rimonto oppure si punta a vincere? No, noi chi partecipa per fare il meglio possibile.
E noi andremo sul territorio, ovunque, a parlare dei nostri progetti, del nostro programma, di quello che è veramente una novità assoluta, di rinunciare completamente a tutte le indennità. L'abbiamo già detto e scritto ed è la prima cosa che, qualora dovessi, la faremmo io e la mia amministrazione, rinunciare a tutte le indennità. E che i problemi sono tanti, insomma, il 12 giugno se Adone Pistolesi sarà chiamato a governare il paese dovrà cominciare concretamente ad affrontare le tante problematiche presenti. E quali sono quelle principali e da affrontare subito? Quelle principali, perché ricordiamo proprio che saremo nell'inizio dell'estate, quindi la spinta in più che avremo noi, qualora mai fosse, è quella di tutta questa meravigliosa gioventù con la quale abbiamo già pensato a un qualcosa, di un lavoro sul campo direttamente, quindi a risvoltarci le maniche della camicia e metterci noi in campo, tutti personalmente, me compreso. E poi, a parte questo, vedere subito la criticità dell'acqua, la prima cosa, e questo del problema gravissimo che, ripeto, sia a livello sanitario che turistico, per l'immagine e per la salute pubblica, degli scogli a mare delle acque fognarie. E assolutamente bisogna intervenire e vedere se con i fondi stessi che non ci sono, metterli noi in campo per poter eventualmente alleggerire la situazione del fognone principale, che è la causa fondante di tutti questi problemi, perché si immette poi nelle acque bianche e si travasa in spiaggia e quindi crea tutto quello che sappiamo. Campagna elettorale abbastanza tranquilla, ma non manca qualche polemica? Ma questo fa parte della... Io non ho esperienza, però non mi meraviglio di questo, perché è una cosa che succede ovunque. L'importante è parlare dei problemi, poi sicuramente ci saranno degli aspetti differenti di divisione, di risoluzione degli stessi. Però per il resto la polemica resta, o le critiche, quello che è sul virtuale, e quindi lasceranno il tempo che trovano. L'importante è andare avanti ed essere positivi e propositivi. Ultima domanda, la lista è attrezzata per affrontare i tanti problemi del paese? Assolutamente sì, lo dico con convinzione, perché abbiamo le figure importanti nei ruoli fondamentali. E poi, a parte questo, non andiamo a sbandierare nulla che non sia poi veramente, qualora lo fosse, la realtà delle azioni concrete e dei fatti. Questo si vedrà qualora fossimo chiamati a governare il paese, vedremo chi ne ha le capacità e non ci terremo sicuramente indietro.